5.700 morti, di cui il 40% bambini, sono il bilancio del conflitto Israele-Hamas nel Gaza, con continui bombardamenti del territorio prima ancora che le truppe d'assalto israeliane entrino in zona. È una situazione umanitaria tragica che vede centinaia di migliaia di palestinesi disperatamente bisognosi di aiuti umanitari. Detti aiuti, rigorosamente controllati dagli israeliani, sono stati concessi in quantità irrisorie rispetto al reale fabbisogno. Inoltre, Israele continua in maniera assoluta a vietare che gli aiuti contengano carburante, onde evitare che venga utilizzato dai militanti di Hamas. Ma tutte le agenzie umanitarie operanti nel territorio, soprattutto gli ospedali, sono sull'orlo della catastrofe, in quanto hanno proprio bisogno di carburante per generare corrente elettrica, per tenere in vita malati, feriti e neonati in incubatrici. Ieri, in un accorato appello alle Nazioni Unite, il segretario generale Guterres ha lamentato la limitata fornitura di aiuti finora concessi, accusando gli israeliani di avere già commesso crimini umanitari e ricordando che le atrocità sofferte ad opera di Hamas il 7 ottobre non sono avvenute nel vuoto perché dettate da 75 anni di persecuzioni da parte israeliana di milioni di palestinesi. Ciò ha inviperito le autorità di Israele che hanno addirittura richiesto le dimissioni di Guterres quale massima autorità dell'ONU. Da più parti, per le vie diplomatiche, con visite di capi di Stato in Israele, ultima in ordine di tempo quella del presidente francese Macron, pressioni vengono esercitate su Netanyahu per un cessate il fuoco o quantomeno ritardare l'invasione militare del Gaza. Un avvertimento questo che dietro le quinte pare sia stato ascoltato dal premier israeliano, a cui preme il rilascio degli ostaggi. Finora ne sono stati rilasciati 4 degli oltre 200 catturati da Hamas. Intanto però sono stati intensificati gli attacchi aerei sul territorio del Gaza, con il rafforzamento di truppe al confine con Libano, dove i militanti di Hezbollah sono già impegnati in un sostenuto scambio di attacchi missilistici con le forze israeliane. Dietro Hezbollah è l'Iran, che per procura potrebbe entrare in guerra con l'Israele nel momento in cui Netanyahu ordina la massiccia invasione militare dal Gaza. In tal caso si entrerebbe in una fase di massima escalation delle ostilità, con conseguenze che lasciamo immaginare.